Tra i match di indubbio fascino della dodicesima giornata di campionato vi è Sporting Taormina Palazzolo, due compagini la scorsa stagione tra le protagoniste che hanno a tratti meravigliato e stupito. Oggi con qualche problema di classifica lo Sporting Taormina, che vuole scrollarsi l'ansia da playout. Palazzolo che ha subito il minor numero di gol in campionato, appena 4, e che condivide con lo Sporting Taormina di Marco Coppa il massimo numero di pareggi tra le 16 iscritte alla girone B d'eccellenza. Padroni di casa che dal primo minuto propongono Gulisano tra i pali, Abate, Urso, Puglia, Filistad, Trovato, Emanuele, Maggiolotti, Battaglia, Calcagno e Giannaula. Gialloverdi che rispondono con Latino in porta al posto dell'infortunato Aglianò, con Selmo e Boncaldo sulle corsie laterali, Chiavaro e Ricca centrali difensivi, Calabrese e Filicetti in mediana, con a destra Fichiera, a sinistra Serrantino, in mezzo al campo abile di spaziare nella tre quarti Grasso a supporto della punta Messina. Terna arbitrale tutta etnea composta dal direttore di gara Luca Naselli della sezione di Catania, coadiuvato da Davide Cicero e Antonino Di Paolo. Primo pallone del match giocato dallo Sporting Taormina, che veste una maglia rossa con bordi bianchi, consueto giallo-verde per gli ospiti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, Sporting Taormina che minaccia la porta di Latino, salvato dalla muraglia eretta a protezione della propria porta, che ne consegue poi un fallo in area di rigore ravvisato dal direttore di gara Naselli. Palazzolo che minaccia la porta di Gulisano con un traversone dall'out di sinistra, operato da Boncaldo, respinto con grande personalità dal portiere classe 95. Ospiti che attaccano indistintamente a sinistra come a destra e da un buon pallone giocato da Fichiera verso Grasso, velo del numero 4 per la conclusione di Filicetti che di prima intenzione con il mancino calcia alto sopra la traversa. Al 19° minuto il Palazzolo passa in vantaggio e lo fa con il suo cannoniere Fabio Messina, il più lesto di tutti nell'arrivare su un pallone vacante in area di rigore. Azione che ha inizio da Ricca, che cerca a lungo l'asse destro Serrantino, liscio della retroguardia padrona di casa, bravo il numero 9 a calciare a rete, bravissimo Gulisano in prima istanza a opporsi, poi implacabile Messina a correggere a rete svettando più in alto del proprio marcatore. Taormina che crea un importante palagol sull'asse di sinistra con Urso al traversone per l'inserimento di capitano Alessio Emanuele, che trova il tempo perfetto, meno la conclusione che non va nello specchio della porta. Palazzolo che sa rendersi pericoloso nelle ripartenze, a destra Serrantino viene lanciato a rete, soluzione anche a sinistra per la falcata di Fichiera, il numero 11 fa tutto da solo, diagonale alto sopra la traversa. La partita si fa spigolosa, Naselli estrae il cartellino giallo a Puglia, Chiavaro e in questa circostanza ricorre al cartellino giallo per Calcagno che rifila un calcetto da terzo a Filicetti. Prima frazione di gioco che si chiude con il colpo di testa di Trovato pescato da Puglia sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra. Vantaggio di misura per il Palazzolo più cinico rispetto ai padroni di casa e maggiormente propenso all'azione con i suoi laterali d'attacco nelle condizioni di saltare l'uomo e fare male allo Sporting. Al 5° minuto della ripresa il Palazzolo perviene al raddoppio con 3 tocchi. Messina apre a Grasso che suggerisce un filtrante per Serrantino che infila Gulisano alla sua destra per lo 0-2. Non è dello stesso avviso però l'assistente numero 1 Davide Cicero che alza la bandierina per la posizione di fuorigioco del numero 11, più che mai dubbio. Servirebbe la moviola per chiarire la validità del gol che pare fosse regolare. Al 15° del secondo tempo lo Sporting Taormina rimane in 10 e la leggerezza la commette Calcagno espulso per sommatoria di ammunizioni. Ineccepibile la decisione di Naselli che non può esimersi dall'estrarre il secondo giallo per l'entrata fuori tempo su Calabrese liberatosi del pallone. Sporting Taormina che prova a rialzare la testa e si scuote con la grande giocata individuale di Urso. Taormina che in inferiorità numerica getta il cuore oltre l'ostacolo e crea due pericoli importanti nello specchio della porta di Latino, che si destreggia benissimo con il piede sulla conclusione di Battaglia e che viene salvato dall'intervento di Chiavaro appostato a protezione della propria porta sulla conclusione di Puglia. Nel finale gli animi si surriscaldano ulteriormente. A 3 dal termine viene espulso anche Rapisarda, entrato in luogo di Battaglia. Seguono ulteriori scintille tra Filistad e Filicetti, arbitro che tenta di sedare gli animi, estraendo il giallo prima al numero 5 biancorosso, a cui fanno seguito poi il cartellino rosso per Filicetti e per Mannino, allontanati per reciproche scorrettezze. La partita si chiude in 8 contro 10, 4 cartellini rossi che rappresentano la fotografia di un match che ha innalzato i suoi toni agonistici, in particolar modo nella ripresa.
Finisce 0-1 per il Palazzolo, sesto successo stagionale per la compagine allenata da Pippo Strano. Ingresso in zona playoff a quota 22 punti in compagnia di Rosolini e Pedara San Pio, a 5 punti dalla vetta Città di Sant'Agata. Per lo Sporting Taormina, momento deficitario e una classifica che non rispecchia i valori di un organico e di una società che lavora nei particolari da un triennio, ma che deve fronteggiare l'ingresso in zona playout preparando nel migliore dei modi la sfida del prossimo weekend al Marco Salmeri contro il Milazzo. Sì, l'abbiamo dimostrato, però purtroppo abbiamo speso tantissime energie nel primo tempo e abbiamo capitalizzato poco, perché un gol è poco. Quando poi incontri una squadra che è dura a morire, è ovvio che devi soffrire per portare a casa il risultato. Il mio unico rammarico, sono contentissimo ovviamente perché sono 3 punti pesanti in un posto dove non è facile venire a vincere perché c'è una buona squadra. Non aver capitalizzato dopo aver speso quel primo tempo importante sia come geometrie, sia come movimenti e sia come situazione da chiudere, però il calcio è fatto anche di questo. Poteva capitare anche che in una mischia prendevamo un gol, però va benissimo così. Forse dobbiamo gestire un po' di più i ritmi nei due tempi, però va benissimo. Il primo tempo abili a conquistare subito palla molto alti, a gestire il pressing subito per recuperarla, e invece quando eravate in possesso di palla molto abili nel nascondere fondamentalmente il pallone avversario. E questo è il nostro gioco. Nel secondo tempo, ripeto, avevamo speso tantissimo, quindi poco poco il pressing l'abbiamo abbassato, però sarebbe stato inutile anche fare il pressing alto perché loro avevano capito che in mezzo eravamo qualitativamente superiori, quindi provavano a scavalcare per il nostro centrocampo, però nonostante ciò non abbiamo rischiato niente, anzi potevamo chiuderla in qualche contropiede o se in una mischia un rimballo una cosa, però quello non lo puoi bloccare. Se si scavalca e si va alla ricerca della seconda palla, forse anche in questi casi uscendo avremmo dovuto provare a fare e il nostro gioco, però va benissimo lo stesso. Adesso Torre Grotta in casa, senza Filicetti, più o meno ingiustamente espulso a fine gara. No, dico ingiustamente, almeno questa espulsione sia di Mannino che di Filicetti ce l'aveva a un metro, si sono soltanto spintonati, non ci sta per nessuno dei due. Poi senza Filicetti, probabilmente senza Chiavaro che era diffidato. Vediamo, facciamo di necessità virtù e proviamo a proseguire la striscia di vittorie e poi trarremo le conclusioni, quantomeno al giro di boa. Dopodiché proviamo a mettere qualche elemento perché siamo pochini e vedremo il divenire. Chi legge domani il giornale pensa in una battaglia, invece è stata una partita corretta, è stata un po' rovinata alla fine dall'espulsione di Filicetti, io parlo per noi, però tutto sommato siamo soddisfatti perché abbiamo fatto una grande partita, era un campo difficile, un campo dove per tutti non sarà facile fare punti. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove potevamo chiudere la partita, poi giustamente in campo ci sono anche gli avversari, il Taormina è una squadra temibile e abbiamo rischiato qualcosa tra parentesi nel finale, però alla fine penso che i 3 punti siano meritati. Avete dimostrato di valere insomma le zone alte della classifica, soprattutto anche perché avete subito solo 4 reti in tutto il campionato. Oggi avete dimostrato anche che pur soffrendo avete mantenuto inviolata la porta. Sì, non subire gol è perché c'è un'organizzazione di squadra, la difesa sta reggendo bene, però non ci siamo buttati giù nel periodo negativo e nemmeno ci stiamo esaltando in questo momento. Sappiamo che per recuperare i punti persi dobbiamo macinare domenica dopo domenica, ora aspettiamo il Torre Grotta sabato e speriamo di fare una partita come quella di oggi per continuare in questa striscia positiva. Adesso si aprono le liste a dicembre, insomma può arrivare anche qualche innesto importante per rimpinguare insomma la rosa che comunque rimane valida. Sì, ora comincia, come si suol dire, un altro campionato, perché comunque il campionato è equilibrato e quindi tutte le squadre cercheranno di fare qualche innesto. Noi ci stiamo muovendo, e in settimana arriverà qualcuno, però non stravolgeremo la rosa perché già è abbastanza competitiva. Prima di oggi erano solo a 3 punti da noi, quindi non tanto. Loro poi sono
8 undicesimi che giocano da 3 anni insieme, quindi sono una squadra che si conoscono bene, una squadra difficilissima da affrontare perché giocano quasi a memoria. Noi siamo stati bravi a interpretare benissimo la partita, nel senso che i primi 5-6 minuti loro sono partiti forti e siamo stati là ad aspettarli. Poi siamo usciti fuori alla grande con bellissime trame di gioco, veramente. Devo fare i complimenti a tutta la squadra e a tutto il gruppo per come ci alleniamo tutta la settimana. E niente, poi abbiamo dato questo gol e come dici tu, quest'anno, levando la prima giornata che abbiamo preso solo 2 gol, le altre non so quante ne abbiamo fatte finora, non guardo mai la classifica, ne abbiamo presi solo 2, quindi è merito di, e comunque abbiamo quasi ruotato sempre tutti, è merito, un'altra volta elogio il gruppo, elogio comunque i sacrifici che facciamo tutti i giorni. Da Catania a Palazzolo 200 km e quindi cerchiamo di metterci l'anima e speriamo di continuare così. E come te lo spieghi? Il finale un po' in sofferenza con l'uomo in più, poi con 2 uomini in più, l'arbitro poi forse ha esagerato, anche 3 espulsi loro e 1 per il Palazzolo. No, vabbè, non commento l'arbitro perché noi ce l'abbiamo avuto a Rocca, quindi purtroppo non ci sono le immagini per far vedere cosa ci ha combinato. Comunque non commento l'arbitro, la partita è andata così, l'unico rammarico che avevo in campo è questa cattiva gestione della palla, è come se avevamo paura di vincere, ma questo è anche merito del Taormina, perché comunque ci credevano anche in 9 e non hanno mai levato 2-3 punte, alla fine erano 4 attaccanti in 8, erano un po' spaccati e noi là ci è mancata qualcosa nella gestione della palla, e su questo dobbiamo migliorare tanto, perché non è solo oggi, dobbiamo migliorare i secondi tempi sulla gestione della palla quando andiamo in vantaggio. C'è il Torre Grotta la prossima in casa, sfruttare un turno sicuramente sulla carta un po' più semplice, però per insomma rimanere alti in classifica. No, il Torre Grotta lo dobbiamo affrontare come oggi, come Scordia, come tutte, perché loro comunque hanno un'ottima squadra. Domenica, martedì si apre il mercato, quindi già il Torre Grotta comunque c'ha delle ottime individualità, nonostante i 2 punti, perché c'ha Charlie Venuti, c'ha giocatori importanti, no? Hanno sempre giocato a vincere. No, è vero, il primo tempo, a parte i primi 10 minuti, dove ho visto un Taormina giocare bene con l'approccio giusto, poi però è vero che ci siamo abbassati e abbiamo dato campo al Palazzolo. Secondo tempo esce fuori la nostra reazione, poi però devo dire, non parlo mai degli arbitri, ma oggi ha compromesso una gara in maniera incredibile, 3 espulsi in una partita. Secondo me sono tanti e non ci sono stati neanche motivi per decimarci così in una frazione, quella del secondo tempo, dove possibilmente per come hanno reagito i ragazzi meritavamo anche di raggiungere il pareggio.